La mia esperienza è partita abbastanza presto perché già durante gli studi mi sono appassionata soprattutto a quella che era la parte pratica, laboratoristica. In un laboratorio di ricerca si lavora prevalentemente con strumenti, con pipette, con bilance e questo viene appreso poco, però è quello che poi in me ha suscitato più curiosità e mi ha spinto a provare a diciamo questa strada. Mi sono laureata qui all'Università di Siena in biologia e ho continuato con la biologia sanitaria e successivamente ho deciso di affrontare il percorso del dottorato, che è stata una scelta difficile perché fare un dottorato oggi vuol dire investire 3 anni della propria vita in un progetto che non si sa dove porterà successivamente, se darà sbocco a un'offerta successiva formativa o lavorativa. Ho deciso di continuare a fare quello che mi appassionava e prendere il meglio di questa esperienza. Purtroppo non è una strada in discesa, ma non lo è nessuna in fondo. Sicuramente anche nel mio percorso di dottorato, quelle che sono in difficoltà sono sicuramente i fallimenti iniziali. La fortuna è che sia con il supporto dei docenti o comunque del team di ricerca e sia anche con lo stimolo e la voglia di ottenere un risultato, fallimento dopo fallimento qualche mollichina si raccoglie e si riesce ad ottenere anche qualcosa di vantaggioso. Per quanto riguarda l'offerta didattica del dottorato di ricerca universitario, ho trovato fondamentale la interdisciplinarietà che c'è stata. È stato sicuramente arricchente seguire delle lezioni da cui poter trarre spunto e dire forse nella mia ricerca posso inserire anche questo. Quello che ci succede anche nel percorso di dottorato è che forse tendiamo a settorializzarci un po', cioè a chiuderci nel nostro cantuccio. Io mi occupo prevalentemente di fisiologia della riproduzione, però non so se questo sarà il mio lavoro per sempre. L'importante è saper anche prendere l'esperienza attuale e poterla riutilizzare in futuro in qualsiasi altro campo. Quanto riguarda la mia esperienza all'estero, io ho trascorso un periodo fuori e questo è stato integrato nel pacchetto formativo proprio del dottorato. Credo che l'esperienza all'estero sia fondamentale. Vedere come le stesse cose che facciamo noi o anche cose diverse vengono fatte in altre strutture, potersi interfacciare con anche strumentazioni all'avanguardia apre la mente e permette di creare network, creare conoscenze che anche nel futuro, nel mondo del lavoro diventano per noi fondamentali. Che noi ricercatori non facciamo ricerca chiusi nel nostro studio leggendo papers su papers. Il nostro lavoro è quello di trovare idee, raccogliere idee, di avere anche un po' di pazzia, un po' di fantasia in questo e avere il punto di vista di altre persone che non siano soltanto persone del tuo team che lavorano nel campo. Io sono alla fine del dottorato, sono praticamente nell'ultimo anno ed è il periodo in cui bisogna concludere, bisogna dare le somme. La mia paura è che però io sto pensando alla tesi, ma nel frattempo il tempo passa, è finito, è arrivato il giorno della tesi, io poi dopo dico adesso che faccio? Sicuramente la paura è dire che devo fare, devo provare a fare un concorso, devo mandare il curriculum in giro. I propri docenti aiutano in questo perché ti indirizzano a continuare ovviamente a fare quello che stai facendo, a farlo bene, a arrivare in fondo, però anche a saper scegliere quelle che sono le offerte più vantaggiose al momento e anche con un po' di speranza, con un po' di ottimismo, cercare di dare il meglio di noi perché quantomeno sappiamo di essere validi, di aver lavorato sodo, di aver studiato tanto e di aver collaborato a dei progetti anche internazionali. Quindi sulla carta siamo forse la migliore scelta di diverse opportunità, bisogna capire qual è quella che più si confà a noi e quella che ci può dare sicuramente un miglior risvolto, nella nostra vita futura.